Buongiorno ragazzi, buongiorno, siamo qua con la seconda settimana del Vittorio Veneto Film Festival, Festival Internazionale di Cinema per Ragazzi. Vedo già delle classi collegate e quindi eh, oggi sarà un evento particolare perché incontreremo un grandissimo personaggio che noi abbiamo conosciuto. Ma prima vi faccio vedere cosa è successo la scorsa settimana. Eccoci tra un, un secondo, eccole, eccoci qua e vai! siamo molto anni 80 proprio perché parliamo di ritorno al futuro ma eh, invece tornando al presente eccoci qua e vi eh, presento eh, l'ospite di oggi il per noi è diventato un amico del festival eh, un grande attore un grande musicista tanto che lo ritroviamo oggi proprio nel suo campo eh, preciso e, eh, e, e sta, insomma, ci racconterà dei suoi progetti di quello che sta facendo di quello che ci sarà in futuro e vi presento Attilio Fontana buongiorno Attilio buongiorno a tutti eccoci qua mi... Sentite? Là. Vediamo dietro una, un leggio, una cosa legata un leggio, <ride> esatto, un leggio. E, raccontaci subito che cosa eh, stai facendo in questo posto che non è, ovviamente, né, né casa tua né il tuo ufficio. Ma, ma questo posto che si chiama La Fonderia delle Arti, era proprio una vecchia fonderia dove facevano facevano ferro, una fonderia. E è diventata negli anni un'accademia una, un dove, dove sono anche docente quindi eh, se, eh, io approfitto e quindi oggi sono con i miei musicisti che sono di là già a provare i pezzi perché ho un concerto giovedì, un concerto che ho, che ho montato in, questi, in questo periodo. E quindi oggi abbiamo la prova con i musicisti, e eh, così posso come dire, alternare tutte le mie patologie. <ride> Adesso facciamo partire un piccolo video di presentazione. Ecco a voi. Ci Qua visto, <ride> abbiamo messo insieme tante cose. <ride> sì. eh, allora, diciamo, dopo lasciamo parlare i ragazzi, subito che siano pronti con le domande. Eccoli qua. Io vedo già il Cosmai con un ragazzo davanti alla telecamera. E, ma eh, diciamo che parti come musicista: noi l'abbiamo detto più volte. Tu fai un percorso che è di tipo artistico e, e questo è secondo me importante. Dopodiché, arrivi a prodi alla musica, eh, una tua grande passione è una, e, e che è diventato poi un, un tuo mestiere inizialmente, e poi eh, via di conseguenza con invece la parte attoriale, sia cinematografica, televisiva, ma anche teatrale. Ma, ma diciamo che sì, nasco da una famiglia di musicisti quindi la musica era un po' costantemente in casa e contemporaneamente quindi diciamo tutti i giorni sia mio padre che mia madre suonavano, mia sorella è diplomata in conservatorio, mio fratello studiava fagotta di incubo musicale stare dentro casa, non si parlava, si cantava, c'erano cioè sempre note. Poi in realtà sono arrivato a Roma, la città dove insomma... E una volta arrivato a Roma ho cominciato a fare, ho trovato un'agenzia d'attore con dei giovani registi, facevo teatro sperimentale, delle cose e una rock band, studiavo all'Accademia di barico, Architettura, insomma, ho le idee molto confuse perché mi piacevano tutte queste, tutte queste, grande amore era anche il cinema, insomma, il cinema che adesso è un po' più ripetibile perché si trova ovunque no? abbiamo milioni di piattaforme all'epoca era più un rituale come diceva quasi una messa laica per me o per noi della nostra generazione andare al cinema cioè si entrava in questa sala ed era l'unico luogo dove potevi scegliere cosa vedere e su questo occhio gigante con questa voce enorme no? quindi era veramente qualcosa Cosa di magico, chiamavano a Napoli l'imbroglio dentro il lenzuolo. Dicono a Napoli l'imbroglio dentro il lenzuolo: e, e, e quindi tutte queste cose messe insieme, le abbandonare eh, nella vita, ma tenendo con me questi, questi sassolini colorati, mi hanno come dire formato. e Oggi posso dire che la cosa bella di me è che riesco a vivere di questo e quando non c'è la musica magari c'è il cinema, il... e ho avuto modo di fare dei viaggi straordinari che forse se avessi scelto un solo canale non mi sarebbero capitati. Questo sicuramente. Allora, eh, vediamo subito se eh, anche il professor Luca Vesto del Cosmai c'è, eccolo qua. Eh, vediamo se la domanda fosse la domanda... Della quinta, avevo visto un ragazzo mettersi davanti, no, non è quella la quinta. Cosmai. Questi sono la classe di Treviolo, eh, Treviolo. la seconda di Treviolo, quindi ci fa molto piacere vederli. Professoressa, ha una domanda immediata? Buongiorno. Eccola qua. Buongiorno, ciao Buongiorno. ragazzi. Buongiorno. Abbiamo mossa a fare una domanda. Vai. Eh, ciao a Volevo chiedere come si ricorda della sua prima esibizione del 1997. Eh, ti riferisci a, a, al Festival di Sanremo? No? Sì, beh, guarda, il, il Festival di Sanremo, che, che credo più o meno, anche se siete giovani, il festival di musica più, più famoso d'Italia, e dove tra l'altro ci sono anche i vostri, aus, vedo, che prende. Eh, anche gli idoli dei giovani una volta c'erano solo cantanti polverosi ]ivi. io ero una sorta di facevo parte di una boy band era una sorta di forse blanco, ecco, della vostra età della vostra classe impazzivano per questo gruppo di, di cui facevo parte questo festival del 97 e me, me, posso dire una parola accetta mi ha sotto ecco. perché, perché quel palcoscenico ha visto Visto passare lì è un teatro normale, in realtà però, una volta che sali, dietro le quinte, del... ti prende proprio una cosa tremenda: c'è cioè una tremarella, una sorta di terremoto sotto il sederino, e quindi per me era come dire il tempio dove sognavo di, di cantare e mi lucidi perché è stato proprio una grande emozione perché, perché il bello di questo lavoro è che preleva un'emozione molto alta altrimenti non, non lo puoi fare sia se, se devi recitare c'è sempre un'energia accesa un po anche scomoda sc perché non è sempre comodo e quella sera ho avuto veramente di, eh, ricordo di aver cantato di, di aver fatto tutto quello che dovevo fare ma, ma è una sorta di, di, di rettangolo bianco ecco, dentro al quale non so dirvi cosa sia di stare sul, sul palco anche questa che che a volte prendi Corian e entri in un'altra, non in un'altra epoca, ma in un'altra... Un Quindi ho, ho questo ricordo di, di, di terrore mi, mi sto a, a stare sul palco dove sognavo di stare da tantissimo tempo, dove avevo visto i grandi arzi. Allora, io passo la parola sempre alla seconda D e vedo che dopo, subito dopo diamo la parola al Cosmai. Eccola qua, ciao. Eh, buongiorno, vorrei chiedere se preferisse cantare o recitare. Guarda, eh, me lo chiedono tutti perché eh, in Italia... La separazione, cioè è un po' siamo tipo su Facebook, sì o no, il sondaggio. O il cantante e, e quelli del cinema mi dicono: Ma se tu fai il cantante, non puoi fare l'attore, non puoi fare il cantante. Se fai teatro, non puoi fare cinema. Insomma, in Italia c'è un po' questa adesso finalmente no perché alcuni artisti li vediamo poi sui set, come Lo di per esempio, quest'anno fa, ma in realtà non è una cantante quindi ci stiamo finalmente un po' americanizzando. di Martin, Jerry Lewis, insomma, con artisti. Che, che sapevano cantare dentro ai film, nel cinema, no? quindi mi, mi è sempre piaciuta l'idea del performer a 360 gradi. È una cosa che mi hanno sempre chiesto, finché a un certo punto io non sono proprio andato da uno psicologo. insomma Per 6-7 mesi sono andato da uno psicologo che ho anche pagato molto dire, molto <ride> perché ero uno bravo. E mi ricordo, dopo 6 mesi, lui mi chiede: Ma Fontana, lei cosa. Cosa vuole fare e quindi non ho risolto il problema. E continuo così, insomma, diciamo mi piacciono entrambi questi momenti. Sulla musica, e riesco a esprimere la parte più profonda di me. Perché quindi, quando mi occupo di musica, mi occupo dei miei dischi, delle mie canzoni, dei miei album, pure dei segreti. Mentre quando sto sul set o sul palco, ancora meglio perché divento un'altra persona quindi posso sconfiggere le mie debolezze le mie timidezze posso tirare fuori tutte le cose ecco la cosa bella che visto che siete giovani che vi dico che succede attiva di farlo seriamente è che le tue debolezze possono diventare dei superpoteri molto molto timido introverso era una persona che aveva anche difficoltà a nel sociale e quando ha scoperto il palcoscenico ho scoperto qualcosa di essere, potevo volare potevo essere un assassino senza essere giudicato potevo, eh, un malandrino potevo essere Mercuzio, Romeo il diavolo il palcoscenico ti ha concesso di vivere altre vite che a volte con la famiglia no, indossiamo tante maschere perché abbiamo paura del, del giudizio e quindi il palcoscenico Così mi hanno aiutato a esprimere la mia anima totalmente oggi diciamo allora, vedo appunto il Cosmai, la... eccolo qua già pronto. Con la sua domanda, Vai. salve, buongiorno. Buongiorno, allora, uh, uh, volevo chiederle: uh, tra i ruoli che ha avuto nella recitazione, qual è quello che preferisce di più? Eh, allora, di tutti i ruoli, il, il ruolo a cui sono più affezionato si chiama Berger, si, si tratta di… L Abbiamo perso, aiuto, aiuto, l'abbiamo perso, adesso vediamo se riusciamo a ricollegarci immediatamente, eh, la domanda evidentemente era <ride> molto… Eh, interessante nel frattempo io vi faccio vedere eh, i film della che vedrete questa settimana qua così intanto ci riattiviamo con eh, con Attilio e quindi parte eh, e vi facciamo vedere la eh, seconda settimana cosa andrete a vedere tutti di tutte le fasce Eccomi, perdono, Ma... mi è arrivata una, una chiamata vedere. e è esploso il telefono. Tu stai mm. guardando perché tu sei parte della giuria di qualità, quindi eh, li vedi tutti e dodici sì. e dovresti dare un giudizio su tutti e dodici. Ma continuiamo l'argomento la, di prima. E, eh, con eh, la... Il ruolo ecco. più bello, guarda, eh, dicevo ti affezioni a qualunque ruolo. fortuna di fare dei ruoli belli. Quello che ricordo con più nostalgia forse è Berger di questo musical di vi invito a vederlo, a vedere qualche pezzo, che si chiama Hey, come capite, ed è un musical del 68-69, che era un periodo dove l'umanità era pacifista contro la guerra, era, insomma, c'erano delle tematiche dove a New York esplose questo movimento, non solo a New York, in California, in tutta l'America si chiamavano dei fiori, c'erano persone che rinunciavano alle regole dell'economia si rifiutavano di andare a, a imbracciare le armi e quindi era la storia di questa comunità hippie. fui preso per questo, per questo spettacolo come protagonista il protagonista berger il mio ruolo che era il capo di questa tribù di hippies e la cosa quello che era proprio un po provocatorio delle mutine Musiche meravigliose arrangiate tra l'altro da Elisa forse una cantautrice italiana e, e praticamente era, era il compleanno protagonista la cosa meravigliosa di questo spettacolo è che <coughs> ci citavamo completamente nudi questo spettacolo divenne famoso proprio perché era un inno alla libertà, una libertà maliziosa era una nudità come per dire siamo liberi di fare uno spettacolo molto impegnativo, ma molto liberatorio e facevo parte di un cast di tisti di cui eravamo solo tre italiani. Quindi c'erano americani di New York, tedeschi, che era una meravigliosa e abbiamo vissuto un mese insieme per costruire lo spettacolo. E abbiamo fatto, quindi è stato un'esperienza dove tutte le sere mi piaceva tantissimo, era un leader, mi ricordo che il regista mi mi chiese di fare come Benigni agli Oscar, cioè io e camminavo sopra le poltrone interagendo con le persone, quindi era veramente l'opposto di me, cioè potevo essere un folle, un trascinatore di massa, un invasato. E c'è una famosa scena dove arriva in una scena borghese e questi sui tavoli e canta una canzone. Quindi era veramente un personaggio dove potevo essere. Cosa a quello ecco sono rimasto molto affezionato. Ma poi ero bello, ero tutto con l'addominale, quello ero single. Una serie di motivi. Ho dei bellissimi ricordi di, quella, di quello spettacolo. Allora, io darei la parola prima al Cosmai, <coughs> e no, prima al Cosmai Quinta, eccolo là, che è un po' che è là, e poi alla seconda di, di Treviolo. Ciao, Ci sentiamo Ah, ecco, perfetto. Ok. Sì, buongiorno. Andiamo benissimo. Buongiorno. Noi ci chiedevamo... Chi sei? ...se ha delle tecniche specifiche per... Sono Francesco. Ciao, Francesco. Noi Ciao, ci chiedevamo se ha delle tecniche specifiche... Per... Buongiorno. Noi ci chiedevamo se delle tecniche specifiche per prepararsi al ruolo che le sono assegnato. Sì, ovvero, non le chiamerei tecniche specifiche, perché è un contratto che mi piace molto e che secondo me vale proprio per, per le persone, non di una classe, ma immagino che tu Francesco sia diverso da, da Maria, da, cioè nel senso che ognuno di noi ha la propria identità. E questo grande maestro che si chiama Messner, il famoso metodo strategico, Iceberg, tutti i nomoni che, che si nominano sempre, sempre tra gli attori. È molto bella. Cioè, mentre è il macellaio ha il coltello, mentre i figuri, eh, l'attore ha l'umano Quindi tu ti devi misurare. Ogni essere umano è diverso. Ecco, a me piace l'idea che, che sia così. Quindi non ho adottato un tecniche che ho studiato, ho cercato di fare una ricetta che va bene per me. Quindi ho bisogno di avere la memoria ben fatta bene, se no mi perdo. Quindi nel mio caso, per memorizzare una cosa che la mia compagna che fa la attrice, dopo due, io devo ripeterla 180 volte, quindi è un mio limite, ma la mia te tecnica mi costringe a fare quello livello, mentre su alcune cose sono più aperto, più caldo, più disponibile. Quindi in realtà però c'è itinerario, intanto mi piace prendermi un tempo prima degli spettacoli soprattutto per rimettermi connettermi un po' con le emozioni e a volte ci sono dentro che ti permettono di fare questo stare in un luogo di, di concentrazione è una cosa che mi piace, piace molto che, mi, che che ho ereditato da, da una, una cosa che dice che è un grande attore del, del passato ora anche i figli fanno gli attori i registi però eh, è stato un grande attore e lui diceva che cominciava da, da come, come camminare questa questa è una cosa che mi è sempre servita sembra strano però lui si metteva proprio giù e cominciava a farsi delle grandi camminate ecco questa cosa sembra una cosa stupida però è un punto di partenza e personaggio da dove va da dove viene, dove sta andando in che modo arriva queste domande per esempio per me sono, sono utili e poi creare un po' l'alfabetica sapere, sapere dove sei eh, tutte le cose sono nel testo saper leggere un testo un altro che Giancarlo Giannini dice oh, emergono informazioni sul personaggio più volte torni sulle cose il scenario diventa, diventa grande no? come quando rivedi un film noti ti dei dettagli una volta preso dalle emozioni non puoi notare quindi questa è un po la mia, mia la mia ricerca cercare di arrivare eh, in quei luoghi dove, dove poi mi sento di essere più autentico beh io posso allora ho avuto il piacere e l'onore di poter lavorare con Attilio proprio per una produzione di un cortometraggio e devo dire eh, siamo rimasti tutti molto colpiti perché la sua capacità di preparazione e di entrare nel personaggio era assoluta e, e questo veramente ci ha. Eh, sì, eh, ci ha resi così felici ma anche così attenti a quello che stava facendo che continuavamo a guardare la sua, il suo modo di eh, porsi rispetto al personaggio che poi avrebbe dovuto interpretare. Ma passiamo subito alla domanda di eh, Treviolo. Eccola qua. Allora, eh, buongiorno. Volevamo chiedere in un musical quanto è difficile rispettare e imparare le coreografie anche comunque... Gli altri attori, e se è difficile andare contemporaneamente, ah, guarda, per me è un disastro perché io posso dire di essere un cantante e ormai anche un attore. Ho studiato tanto con dei grandi maestri, quindi mi piace l'idea di darmi il permesso alla mia età. Di, di, come diceva ci vogliono vent'anni per diventare attore e ormai, ormai, insomma, sto a 19 e mezzo di studio quindi. So. Ma per ballare sono un disastro, lo giuro. Tanto è vero che un famoso per due dei suoi spettacoli, che è Luca Tommasini, mi volle come protagonista di un musical che si chiama Il Pianeta Proibito, proprio disse in un'intervista: Atti: è un bravissimo attore, un bravissimo cantante, e... ma qua era Pinocchio, mi fa troppo ridere, e l'ho preso anche per questo. <ride> Quindi, se former per imparare a ballare, insomma, ci mette Io devo lavorare il doppio più il triplo, perché la danza diciamo è l'arte che, soprattutto mi attraeva di meno. Mi piace molto guardarla e mi piacciono, li stimo molto, fanno un, corpo, un, un lavoro pazzesco che poi negli anni anch'io ho fatto di teatro da, di, di biomeccanica di biodinamica insomma tutti questi lavori eh, un po' come, diciamo che eh, non è la mia attitudine migliore e quindi come si dice Roma, cioè lavoro molto di faccia <ride> e faccio un po come faceva alberto sordi insomma è buffo perché a volte per, per un artista eh, ecco questo è un altro piccolo trucco che ho eh, imparato sul clown teatrale no che è un, un tipo di lavoro che a volte quando si sei fragile. Eh, il pubblico ti ama di più, ti vuole abbracciare. Dice un po': Oddio, aspetta, ti aiuto io. Ecco. Ogni tanto, quando devo ballare, me la gioco. Perché ehm, perché diventa, come dire, il personaggio diventa più umano. No? Perché a meno che non devi fare cose difficili non so se ti ho risposto, grazie mille. Allora, passiamo al Cosmai e poi passiamo subito al, uh, allo Scarpa Mattei. Ciao! Buongiorno, uh, Katia. Ciao. Noi ci chiedevamo quale potrebbe essere il suo rapporto con i social, cioè li usa molto spesso? Di solito. I social li uso, sì. E li ho sofferti molto perché sui social dobbiamo essere, dobbiamo essere sempre... Eh, le femminucce devono essere sexy, dobbiamo essere intelligenti, dobbiamo essere sempre perfetti. Insomma, chiedono, chiedono molto lavoro questi social. E oggi, o per fortuna, non lo so. Sono delle cose dove ti vanno, ti vanno anche a te di cinema. Ma purtroppo, prima c'era l'annuario degli attori, tu facevi la foto, loro allora sfogliavano il libro, dico: Ah, voglio provinare questo, non faccia interessante. Adesso là è Instagram, quindi diciamo il mio, il mio social è sempre un po' un diario di bordo. Ecco, questa è una mia cosa. Siccome io, diciamo, perché ho avuto un'infanzia particolare, delicata, mi piacerebbe avere più, più momenti della mia vita, e devo dire che utilizzo i social un po' in questo modo, come diario di bordo, che con i miei figli. Cioè, lasciando una sorta di Polaroid di ricordi di cui faccio nel mio lavoro soprattutto, mi piace condividere i momenti in cui lavoro, raccontare del mio lavoro e mi piace fare, però poi a un certo punto ho sentito l'esigenza di creare dei contenuti e devo dire che ho trovato un modo che mi piace appunto, raccontando un concerto come lavoro sulle mie cose, e quello che sto facendo, le date della tournée per una social non mi piace quando diventa solo come dire, un'esibizione. Un Invito che, che faccio alle persone che poi chi vi vede nei social deve trovare anima. Quindi, io sto cercando di fingere meno, essere più me a qualche like in me, meno, però becco dei like delle persone che mi somigliano. questo mi sta piacendo le vitamine che sono de, de, una specie di mashup di, di, di artisti sopra, degli, 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 degli esperimenti un po' particolari e devo dire che è un, è un contenuto che per, per, per me piuttosto che mettere la foto da figo per forza è ecco, un modo in cui cerco di usare i social raccontando quello che faccio allora, ti do impasto subito alla, allo scarto Mattei. Ciao. Ciao, chi sei? Ciao sono Anna. Ciao, Ciao Anna. Anna. Possiamo chiedere com'è condividere il set, ma soprattutto la passione per la recitazione con Clizia. <ride> eh, beh, se sapessi anche lei fa l'attrice e la cantante, insomma una bravissima attrice. Guarda, è... è se la guerra emotiva dentro di me è, è molto stereo quando sono con Clizia perché eh, la stimo molto che mi ha fatto innamorare di lei oltre alla sua oggettiva bellezza uscita da un quadro di Botticelli Clizia bellissima però anche un talento è pazza lo accetta poco, poco però è, è folle quindi folle in senso creativo è un, è un pregio e quindi con lei è bello perché sicuramente ci sono delle grandi battaglie perché si mescola la vita privata a quella di palco no quindi da un lato ci sono più battaglie da fare a volte lei mi dice la cosa male io me la prendo oppure se io faccio un appunto a lei devo dire non c'è con le femminucce bisogna parlare in un certo modo, quindi stiamo molto attenti ai territori grandi litigate, però poi quello che esce, abbiamo fatto uno spettacolo assieme dove eravamo una coppia e avevamo la libertà di essere esempio era una coppia diciamo che alla quale piaceva molto fare sesso, lo raccontava ai vicini impegnare liberamente in scena oppure giocare con delle intimità che sono della nostra coppia, se altri due attori non avrebbero potuto eh, giocare così tanto quindi per me è sempre un regalo. Poi eh, scrive bene, ha delle idee e viceversa. Quando io ho delle idee mi faccio aiutare da lei, lei da me. Insomma, devo dire anche recentemente abbiamo scritto un soggetto assieme, ognuno aveva i propri territori. No? Quindi tornate su, su certe cose, però poi quello che esce cioè, alla fine è, è più. più Più completo. Allora più completo, io passerei di sì. nuovo a Treviolo che vedo, eccola qua, seconda di, quindi sono giovanissimi, sono una seconda di della scuola secondaria di primo grado, quindi scuola media. Vai. Buongiorno, ha mai interpretato un ruolo in un film oppure in una serie TV che non le piaceva? Uh -huh. uh... È una domanda perché non è una domanda facile. Diciamo che piaceva, ma non ero io pronto per quel ruolo. Per esempio, a film, di film non credo bellissimi, però ho fatti con le comiti troppo bene, non avendo troppa tecnica, diciamo, ho cominciato a fare l'attore in maniera superficiale. Ecco. Oggi mi dispiace perché comunque ogni volta che sei è un'occasione, qualunque ruolo stai interpretando. Poi un po' per vanità la protagonista ovviamente o da antagonista o, o, o comunque un cameo dove però, però fai a volte sai di avere dei ruoli più marginali che magari potresti fare meglio. Quindi, quindi quello a volte puoi soffrirlo un pochino se sei molto vanitoso forse non, ho, non sono super competitivo, ho sempre creato dei bei gruppi, quando so che nelle compagnie teatrali non ho mh, molto agonismo. Tutto quando sul set trovi dei colleghi invece che, che sgomitano per avere una battuta come è capitato. Ecco, mi dà più fastidio questo, tutti, però nel nostro ambiente c'è un... Po questa, questa cosa che se tu sei famoso ruolo, ti dai il permesso a volte di essere arrogante con chi questa cosa a volte quando le incontro mi, mi, mi dispiace mi dispiace proprio perché ormai dal fatto che mi sento sempre all'inizio di qualcosa, è sempre una scoperta invece magari presi dalla vanità o dal consenso poi possono diventare diventare a volte prepotenti sui su, su, su set o, o sul palco ecco questo, questo quando incontro questo a rimanerci bene a rimanere troppo amico di chi incontro più che il secondo me se lo fai bene è sempre bello qualunque cosa ti capita se è scritto bene è meglio se è scritto bene non è scritto benissimo cerco di cambiare di portare a me le battute le cose, le cose per farle più Allora, mentre Chiava rimette la telecamera in modo che si vedano per fare la domanda. passo eh, la parola al professore della Cosmai che ho visto che ha fatto un cambio e sicuramente avrà qualcosa da chiederti. Buongiorno, professore. No, non hanno niente da chiedere. Eccoli qua. Professore, buongiorno. Non la sentiamo. Deve attivare il microfono. E allora passiamo eh, alla, alla sì, a. Allo Scarpa Mattei, che li vedo pronti, neanche loro hanno la domanda. Eh, man mannaggia, forza ragazzi! Allora, passiamo a a alla scuola, eccola là. La la eh, Treviolo ha è piena di domande per te. Sono sì, tutti sono... interessati. <ride> Ciao, mi Ciao, mi chiamo Filippo. Ciao. Ah, cosa ti ha ispirato a fare il cantante? Allora, cosa mi ha ispirato a fare il cantante? <coughs> e, guarda, in realtà non lo volevo fare, questo mi ha ispirato, perché ero, io ero proprio timido da piccolo, era un disastro, cioè, cioè tipo a 12 anni ho detto ciao, la prima sera, un disastro. Quindi, e mia madre, mi, mi ricordo in quinta elementare, Mamma sono tanto felice. Che è una canzone che mi fa e io mi vergognavo tantissimo quindi è stata proprio una violenza per me. però per assurdo, eh, non so. Ho avuto questa attrazione per il lato oscuro, come direbbero su su, su Guerre e quindi in cameretta vivendo di musica i ribelle dicevo che non mi piaceva ai miei genitori ma dentro la mia testa di notte suonava era come se io sentissi delle orchestre suonare quindi mi rendevo conto di avere tra virgolette cioè di immaginare la musica sentirla in maniera più definita rispetto a ma nascondevo questa cosa quindi dentro la mia cameretta c'era <coughs> un'orchestra sinfonica con la musica cantata imitavo le voci ma fuori dalla cameretta facevo il duro perché io sono un'altra cosa e poi invece invece è successo che poi c'erano degli amici che avevano una rock band ma ti vado a cantare in questa rock band c'è un coro coso dicevo sì a tutto e, e, e a un certo punto mi rivo un provino per una all'epoca non si chiamavano fixi si chiamavano serie, si chiamavano telefilm, per un telefilm dove serviva un ragazzo di 14 anni che, che sapesse, che quindi io mi mise a studiare per un mese la, la canzone del sole di Battisti, tre accordi, ero veramente molto timido ed emotivo. E quindi che è successo? Andato al provino, il provino andò a... fui preso perché ero troppo emotivo, troppo timido. Però da quel momento in poi ho cominciato a studiare non ho più lasciato quella cosa e forse lì è iniziato veramente questo viaggio di amore soprattutto per le canzoni i cantautori, mi piaceva troppo eh, era una sorta di, di zattera che mi salvava da, dagli obrobri de, della vita reale Allora, eh, ultime due domande prima il Cosmai e poi lo Scarpa Mattei che hanno due domande da farti Eccolo sì. qua, il nostro professor Luca Vesso, ormai è un professore... Cioè, lo, lo abbiamo adottato anche nel festival perché è un gran Mitico. personaggio. Professore, Va, anzi, sentiamo chi, chi, chi sei. Simone Musi. Simone. Ciao, Ciao Simone. Buongiorno, volevo fare una domanda, ma per una persona che vuole intraprendere una carriera come la sua, può sì. dare qualche consiglio? Eh, Allora... Uh, ci provo, intanto cominciare a fare qualcosa, intanto studiare cioè iscrivetevi a laboratori, amatoriali, di teatro se non avete troppo tempo fate dei seminari che durano quattro giorni una settimana, un weekend al mese, io per esempio insegno in due weekend al mese, quindi sacrifici un weekend ma cominci a studiare poi ascoltare ascoltare, guardare i film, magari non facendo Altre 76 cose, cioè nel voler guardare la vita non, non solo come vi vogliono, ma capendo quali sono i meccanismi che vi vengono proposti. È un esempio banale. Conoscete la storia di Romeo e Giulietta? Immagino più o meno, e, cioè, capire perché. Perché Giulietta odia il papà di Romeo? Perché altrimenti non può, non può succedere con i meccanismi che si possono imparare attraverso quello che vedete. A me mi ha aiutato il cinema. Cioè io oggi, e mi dispiace perché con i ragazzi ai quali insegno spesso dico avete presente quel film? Avete presente quell'altro film? E vedo che, che nei loro perché magari guardate le, le serie le cose che vi piacciono però il immaginario che era chiuso dentro questi film che erano un po' l'enciclopedia della vita, vita. imparavi i personaggi imparavi con i personaggi quello che, che sente una persona come si comporta di fronte al cattivo, erano degli archetipi si chiamano che a, a volte sono anche i fumetti supereroi, non so cosa, cosa vi piace secondo me si può capire se ti va di fare quel mestiere o no No, come lavora un attore? Io quando venire, sognavo di essere il 10% di quella cosa là Jack Nicholson. Louis, ci sono degli attori anche, anche gli italiani: Alberto Sordi io, eh, Mastroianni, Fellini, film di Fellini. Cioè, diciamo, è, è, è un luogo di sogno. Giovani non so che cosa sognate oggi. Però attentivo. Cioè quando vedete un artista X Factor oppure che diventa famoso e vende milioni di dischi, sappiate che dietro c'è un lavoro che dura almeno dieci anni, otto, sette, sei. Sono con loro da anni, cercano di capire qual è la canzone migliore, il migliore modo e loro hanno visto milioni di, hanno visto milioni di immagini che gli permettono anche i rapper di scrivere quello, un esempio di cose che hanno visto, di cui hanno parlato, no? Quindi è tutto qualcosa, è, è un mondo dello studio che bisogna studiare un po', se no non ci si inventa artisti, se no si diventa spontaneisti. Cioè il talento senza disciplina è spontaneismo, dice lui. Poi bisogna studiare, però dovete acchiappare da tutto quello che vi capita, anche io, le battute. Io, per esempio, ho un amico che è molto comico e da lui ho, ho imparato a diventare, prima non sapevo. Come farlo, no? Quindi cercate di rubare tutto, tutto e mettete eh, eh, sperimentando, giocando. Adesso va molto, molto la stessa. Sono persone che dentro la loro, la loro cameretta hanno provato a far ridere dei loro problemi, no? Che, che, con cui si può giocare. E il teatro, io dico teatro che è un, un palcoscenico, ma poi diventa del, della canzone piuttosto che il cinema. Il teatro è un luogo dove potete giocare speriamo ci sarà mamma, papà il professore che vi giudica il compagno che la compagnuccia che vi guarda e dovete essere sempre fighi e perfetti sul palco potete diventare qualcosa di nuovo quindi vi invito a fare un po' un po' di teatro anche se volete fare nella vita di perché lì scoprite delle cose dei barbatrucchi che vi portate dietro tutta la vita allora, Scarpa Mattei, velocissimi, poi eh, ce n'è un'altra domanda, cerchiamo di essere molto veloci. Ok, eh, alla fine treviolo, poi basta, chiudiamo perché siamo già nell'orario pronto a, 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 al suono della campanella. Scarpa Mattei. Ok, a che punto della sua carriera si sente rispetto a quando ha iniziato e dove vorrebbe arrivare all'inizio? Perché mi fa inizio sono riuscito a fare alcune cose e allora mi sento all'inizio: il bello e il brutto di questo mestiere. Perché vai bene, sei andato bene, poi cambia l'età, cambia il talento, cambia quello che ti piace, e questo mestiere, che secondo me è una vocazione, è come fare il frate o la suora. Atto, la regola è che tu non sai mai quando sei arrivato, che non è un grande successo, ma anche il grande successo quando è troppo poi porta del, del tuo famoso. Però poi quando non ce l'hai più, più ti manca, diventa come essere un tossico dipendente. E quindi mi sento all'inizio perché mi piace l'idea che arriverà un nuovo ruolo e non lo saprò fare, allora da farlo, oppure una nuova canzone, chissà. Quando arriva, come arriva, ecco. Io ho un concerto locale dove ho suonato già dieci volte. Vi faccio un esempio e so in ansia perché ho inventato delle storie nuove da raccontare. Rifaccio le stesse canzoni, ma mi annoia farle. Quindi devo trovare un modo per le... E allora sarà, diciamo, una violenza sul pubblico perché sarà una cosa nuova. Dove li coinvolgo Però mi dà l'idea di fare questo tuffo nel vuoto ogni volta che un po' mi piace e un po' mi terrorizza. Questo è il punto dove sono, all'inizio, all'inizio di qualcosa che deve ancora arrivare. Allora, eccolo qua, quinta, no, allora prima la Violo, la quinta di Trani bisogna che stia davanti alla telecamera perché così diamo la parola. Vai! Eh, buongiorno, volevo chiederle perché ha partecipato a un tale show e questo quanto ha pesato sulla presentazione? No. Allora eh, ho partecipato, è un programma molto bello, sono sincero: ho, ho, ho rifiutato anche recentemente, per esempio, programmi come Il Grande Fratello. mi Piace andare in una casa a litigare o dover eh, corteggiare qualcuna per forza. Mi piace tal quale perché eh, se hai talento puoi far vedere che. Tanto. Siccome in que quegli anni ho studiato tanto, ho fatto tanto teatro e ho studiato tanto la e ho usato tale e quale per mettere insieme tutto quello che avevo imparato con gli amici quando avevo confidenza, poi da timido diventavo scemo, quindi li limitavo, eh, registravo, facevo questa cosa ma con pochi in intimi e quindi questo gioco delle imitazioni poi ci ho messo il il fatto che ho studiato dieci anni con questo coach argentino che è un premio Oscar americani con Javier Bardem lui è spagnolo e Cruz insomma attori di calibro internazionale a questa accademia a Madrid molto bella eh, siamo diventati amici ho seguito i suoi studi del metodo quindi ecco è stato un banco di prova per me stesso per vedere dove ero con il mio talento e quindi cercavo a, al personaggio il più possibile a, a mettere la punta del pennello nell'anima di quel personaggio era un lavoro che mi ingarellava mi ricordo che stavo fino alle 4 di notte a guardare lo so Tenko l'avrò visto 1200 volte per cercare di acchiappare com come faceva quella come metteva il timbro perché la mia voce non somiglia alla sua allora ero ossessiva fatto un lavoro un po' all'americana ecco che fanno gli attori americani Io ho cercato di fare in maniera per me ecco per, per misurare proprio dove, dove stavo col mio premiato ovviamente i cantanti sono un po' avvantaggiati perché con la voce poi ho visto fare ad Antonino un cocciante bellissimo ho visto dei pezzi. E, e quindi tale Programma di varietà come quelli che vedevo da piccolo e perché permette alle persone, se hai talenti, di dimostrarlo e devo dire che mi ha portato tante cose perché chi mi ricordava con la boia ha detto: ah, però Attilio sa, sa fare anche altre cose, quindi mi ha fatto piacere. Dove invece di, di, bello, di del bello, del bel ragazzo, del bravo ragazzo, hanno volle di me la scimmia, insomma. Che che lavora con altro. Allora, eh, ti, adesso ti, ti lasciamo andare perché ormai il suono della campanella è... È, è vicino. È stato. Eh, sai, noi siamo sempre collegati al suono della campanella. Eh, progetti futuri ce ne sono? Adesso tu stai appunto facendo tutta una serie di attività con la musica ma ci sono novità? Sì, sì insomma, se sì, eh, ci sono no novità, eh, la più concreta è marzo e aprile, non, Manzoni saremo con tre uomini e una culla, che è uno spettacolo tratto da un fi film proprio molto carino. gireremo due mesi con questo spettacolo con Gabriele Pignotta, che è anche regista, e Giorgio Lupano, siamo i tre partiti. E poi ho, ho scritto da poco un, un corto, diciamo... E speriamo che diventi insieme a Clizia anche che diventi un'opera filmica stiamo lavorando su, su, su questo progetto e altri progetti con il pentolone sperando per il set ecco il set mi manca è una cosa che, che desidero molto quindi spero prima o poi che, che lavorano solo loro in Italia a un certo punto ci sia spazio di poter far vedere delle cose che voglio tirare fuori Fuori davanti a una macchina da presa, ma questo, insomma, è un po' che strofino tutti i giorni. Grazie davvero di essere stato con noi e ringraziamo i ragazzi che hanno tante domande, ti ringraziano, sì, grazie, detto... grazie, grazie, grazie delle domande. Perché, perché ricordatevi che quando eh, le domande non siate timidi, perché, grazie alle domande, poi si riesce a, a scoprire delle cose. Cose ha potuto rubare proprio anche una cosa piccolissima, una briciola di qualcosa che vi possa servire. e in bocca al lupo. Quindi Grazie. sappiate che, al contrario di quello che vi dicono, quindi non vi fate illudere, ok? Non siate vittime, ma siate protagonisti, non si nella vita, ma protagonisti, perché siete giovani e il mondo è vostro. Grazie Attilio, grazie a ragazzi, un saluto, ciao a tutti e ci vediamo giovedì e venerdì con gli incontri dei registi dei film. Grazie Attilio, buona ciao. giornata, buon grazie. lavoro. Grazie a voi, a presto. Grazie ragazzi, adesso parte la chiusura della nostra, del nostro incontro. Un caro saluto a tutti e ci vediamo giovedì. Eh, con gli incontri dei due registi del, dei film de, per la fascia visentina e per la fascia, Santa, eh, per la fascia Pizzoc, mentre venerdì per i film con eh, la fascia eh, Sant'Augusta e Montebaldo. Eh, vi ringrazio tutti e buona giornata. Ciao!